Senta, Ministro, le manifestazioni che l'hanno accolta comunque fuori di qui oggi, lei come le commenta? Non commento, ognuno è libera di poter manifestare la propria opinione, l'importante è che si svolgono nel rispetto dell'altro. Con le dimissioni del Ministro Idem, lei ha preso anche le deleghe delle politiche giovanili, come si muoverà in tal senso? Sì, la prima cosa è il protagonismo dei giovani, in tutti i settori, dalla partecipazione politica alla partecipazione nella pubblica amministrazione e anche nei settori che sono come quelli della cultura. Avete saputo che abbiamo approvato venerdì nel Consiglio dei Ministri un decreto che è il decreto cultura. Questo decreto che mette al centro per la prima volta in un governo la cultura ha come protagonisti i giovani. Quindi i giovani di fatto diventano i protagonisti anche di questo governo. C'è un po' di fibrillazione all'interno del governo. Com'è lo stato di salute oggi? Non comment. Sì. Non comment. Bene. Ministro, benvenuta. Grazie mille. Una requisita sarebbe una società di pacificazione. Ma è stato un colloquio dove si è confrontati su quelle che sono le iniziative, la situazione di Verona, le iniziative che da molti anni Verona mette in atto nel campo dell'integrazione, e il Ministro ha riconosciuto correttamente alla nostra città questo grande impegno, anche i grandi risultati raggiunti, e abbiamo auspicato da parte nostra che, non per responsabilità di questo Ministro, perché è Ministro da qualche mese, ma per le politiche governative, mentre il Comune di Verona investe, e sono investimenti fatti bene, in modo positivo per l'integrazione, dal governo arriva pochino, perché quel poco che arriva, arriva attraverso fondi europei. E quindi abbiamo chiesto al Ministro che si faccia parte attiva all'interno del governo per reperire altre risorse, perché noi siamo una città con il 15% di popolazione straniera, ben integrata, e quindi bisogna appunto avere le risorse per proseguire in queste politiche. Lei è segretario nazionale della Lega Nord, oggi c'è una manifestazione proprio della Lega Nord provinciale, cosa dice alla propria base? Ma che è stata una manifestazione, a quello che mi risulta è come doveva essere, civile, di contrasto su alcune idee, non alla persona, guai se fosse stata di contrasto alla persona, sulla questione degli ussoli anziché del reato di immigrazione clandestina. E su questo ci si deve confrontare, mi sono convinto che, come ha già detto il Ministro, c'è modo di confrontarsi civilmente e pacatamente sui contenuti. Passerà di là perché là l'aspettano. Ma c'è un problema di tempistica, perché adesso io resto qua perché voglio ascoltare il Ministro, perché è giusto che le istituzioni abbiano rispetto delle istituzioni ministeriali in primis, e quindi credo che quando finirà questa iniziativa nel pomeriggio là sarà conclusa la manifestazione. Ma lei ha parlato come sindaco o come segretario della Lega? Beh, io come quando mi rapporto con la fascia tricolore parlo con un ministro, parlo da sindaco evidentemente. Una rendita, ma come un... Ringrazio le forze dell'ordine anche per un altro motivo, per sulle famiglie ormai e l'interazione sia tra persone. Lo stesso linguaggio, che non è facile, ma dobbiamo ricercare quel linguaggio. L'Italia è un'altra, l'Italia è questa, dal partito, dal nostro PD a tutti gli altri partiti, andando territorio su territorio, parlando con la gente, mi sono accorta che noi abbiamo dei valori che dobbiamo tirare fuori, dovremo imparare a parlare più forte di quelli che urlano.